Accampamento. Cosa posso fare? Combattimento cosa c'è? Subisci meno danni dal fuoco nemico e dagli attacchi di mischias. Vabbè. I danni da esplosivi a fuoco sono notevoli ridotti. Premendo al momento giusto puoi stordire nemici senza corazza durante una schivata. Questo è fico. Invece uccidi furtivamente, verranno automaticamente depredati delle risorse. Pure questo è fico. Mi piglio questo, va. Killer efficiente. E poi mi prendo, abbiamo detto questo, occhio di falco. Occhio di falco, baby. Lara, Lara. Quanto sei fica, Lara. Allora. Dentellatura. L'affilatura migliorata consente alla lama di conficcarsi più in profondità, aumentando la forza esercitata e la velocità di scasso. Ok, subito. Questo impugnatura foderata. Qui non posso fare nient'altro, vero? No. Però posso fare questo. Poi cos'è che c'è d'altro? Struttura rinforzata, l'impugnatura... Cioè, ci ha messo lo scotch. Rinforzata. Ah no, ci ha messo pure un altro coso, vabbè. Una chiave inglese e uno scotch. L'impugnatura rinforzata aumenta la potenza del colpo, ma fornirà la corazza al termine di una combo in mischia. Che fico. Impugnatura con cinturino. Si applica a tutte le piccozze. Perché mi danno altre piccozze? Ma in che se... Mi danno altre piccozze, quindi... Va bene, andiamo. Non lo so, ma andiamo. Sono a posto. Oh, no, non sono a posto un cazzo. Stavo mancando questa. Cos'è? Oro? Cosa dei lingotti d'oro? Non lo so, ma andiamo. Tomba dello sfido opzionale in zona. Ok, subito sfido opzionale. Dov'è? Dimmi dov'è il gioco. Voglio vederla. Oh oh. Che figa. Sarà quella? La tomba opzionale? Io le tombe le devo razziare, perché sono una razziatrice di tombe. Tomb Raider. No, non di qua. Sicuramente non di qua. È di origine mongola, ma sono passati di qui. La città perduta deve essere vicina. Ma quindi mi stai dicendo di qua? Perché c'era qualcosa per riconoscerle. Non mi ricordo se era... È questo? È questo cosino qua che questi pendagli? Possibile. Sì, tomba della sfida opzionale. Ok. Andiamo a vedere cosa c'è, Lara. Oh, yes. Cos'è questa roba? Piccozza. Ok, timing sembrerebbe. O forse no. Forse neanche timing. Devo trovare il modo di spaccare il ghiaccio. Oh cazzo, no, era timing. Però non mi dispiace perché dovevo comunque vedere cosa c'era qua. La Maria Adula è bloccata. I cavalieri dell'ordine della Trinità insegue il profeta. In due a causa del ghiaccio. Non importa. Speravo di puntare i suoi cannoni contro il falso profeta. Ah, ok, era ma quello. Continueremo a piedi. Con me ci sono sei dei migliori uomini sulla nave dell'ordine della Trinità e abbiamo accumulato cibo e scorte mentre i marinai morivano di fame. Non lo sanno ancora, ma sacrificheranno la vita per la causa. Io e i miei uomini troveremo il modo di uscire da queste simpatici ghiacciate e continueremo a piedi. Prima che la nave fosse inghiottita dal ghiaccio a sud, abbiamo sentito della musica. Quella sarà la nostra prima meta. Ma prima devo riposare. Il freddo mi è penetrato nelle ossa e sono intorpidito. Sì, sì, dormi un po'. Devo solo dormire un po'. Beh, deve essere un bel modo di morire. Cioè, tutto sommato abbastanza tranquillo. Ah, ho capito come si fa.
Quindi devo saltare. Cos'era? Ah. Allora, praticamente devo saltare lì sopra. E poi. Perché mi dice di andarmene via? Perché mi dice di andare di là? Perché è quello il mio obiettivo e non dovrei deviare. Allora, devo saltare qui sopra. Ok, e poi ecco sì. Ok. Sì, ha funzionato. Ha funzionato. Bene. Dovrei bene. Riuscire ad arrampicarmi su quei remi. E oh cazzo. Pensavo che mi arrivasse in testa qualcosa. Ok, qui c'è un'altra manovella. Ok, così. E poi? Ok, c'è un... Aspetta, cosa sta succedendo? Ah, ok, devo riuscire a saltare lì sopra prima che... Prima che salga, mi sa. Tutto giù, poi corro. Vai, andiamo, Lara. Hop! Yes, baby, fatto. E anche il secondo è fatto. Bene, ora devo scoprire cosa c'è lassù. Quanto mi piace vedere quando ti arrampichi sul ghiaccio, Lara. Che cazzo. Crollerà qualcosa. Distruggerò tutta la tomba prima di scoprire cosa contiene. Ti giurerei. Ah no, l'ho già scoperta a quanto pare. Guarda qui. Perché portavano con loro tutte queste ricchezze? Ehi. Un sacco di roba, munizioni. Qui c'è un altro diario. È la fine. Capitano. Moriremo tutti qui per colpa di Carraldus e della follia dell'Ordine della Trinità. Dai, il capitano a cui è stato rubato il cibo. Non vedrà mai più l'acqua. Siamo entrati nel mar glaciale, a inverno troppo inoltrato. Saremmo potuti tornare indietro, ma Carraldus non ha voluto abbandonare il profeta perduto. Lui e i suoi guerrieri con gli occhi senza vita hanno preso il controllo. Ha portato la nave dove l'acqua era poco profonda e ci siamo arenati. Poi il bastardo ha costretto la mia ciurma a trascinare la nave a terra. Chi usava contraddirlo andava incontro a morte e scomunica. Ma anche a seconda. Beh, direi non in quest'ordine. Farò di tutto perché muoia qui con noi. Ho sempre avuto con me del veleno nel caso in cui la nave fosse stata assalita. Ora ne farò un altro uso. Ma sei scemo? Meglio un coltello nella testa. Cos'è che ho fatto? Mappa d'archivio. Usa le mappe d'archivio per localizzare documenti, reliquie e affreschi sulla mappa. Ok, quindi... Cosa? Ci sono documenti. Tomba sfida? No, ok. Qui? Reliquia. Va bene, allora quando vado avanti prendo quella reliquia. Cosa c'è qua? Sembra un coso... Sì, brava Lara, brava. Mamma mia, quanto ti amo, donna. Quanto ti amo. Questo codice descrive le tecniche di tiro con l'arco dei nemici dell'impero bizantino. Oh. Tecnica degli antichi arcieri. Abilità antiche. Scocca rapidamente due frecce in sequenza senza dover estrarre di nuovo dalla faretra. Ma che bello! Per scoccare rapidamente premi e rilascia velocemente R2 dopo aver lanciato la prima freccia. Che bello! Quante soddisfazioni mi dai, Lara? Quante soddisfazioni. Ho finito qua? Sembrerebbe, no? Quindi... YOLO! Ok. Ok, ok. Ok. A posto. No, a posto un cazzo, c'è un coso. Una spilla bizantina.
La smaltatura è stupenda. Cos'è? A questo dipinto hanno cancellato il volto. Probabilmente ritraeva il profeta. Il profeta? Devono essere stati costretti a nascondere. Cioè Gesù, intendi? Ma stanno intendendo Gesù o cioè una specie di sostituto strano di Gesù con il profeta? Perché sembrerebbe Gesù. Però non avevano i diritti forse per nominare il nome del figlio di Dio in vano? Non lo so. Possibile, in effetti. Ok, ho dell'oro. Non mi ricordo a cosa serve l'oro, però. A potenziare roba, ma non ricordo perché o come. Gioco? Gioco? Mi vuoi far morire così, gioco? Ma sul serio? Ehi, raga, non capivo dove era la superficie. Non si capisce una sega qui sotto col ghiaccio. Cioè, sembra tutta la superficie dal sotto. Mi muovo. Vedete, questa pensavo fosse superficie, invece no. È questa, ok. Altro diario. Ha attraversato le terre dei russi. Minchia, quanta roba c'è. Meno male che non devo leggere tutto io sta roba. La sensazione che si stia prendendo gioco di me. Aspetta che io sia un giorno di viaggio prima di ripartire. Non tornerò a casa prima dell'inverno. Mi sono fermato in un piccolo villaggio vicino a un lago cristallino chiamato Svetloyar. Il profeta ha parlato qui e ora gli abitanti del villaggio si rifiutano di darmi rifugio. Ho dormito sulle rive del lago dove un ragazzo, brandendo una versione grezza del simbolo del profeta, ha tentato di uccidermi non appena mi sono addormentato. L'ho punito in modo esemplare. E ora le persone mi guardano male e mi sputano addosso quando passo. Beh, cioè... Devo andarmene in fretta. Il suo male si diffonde. Cioè, sei solo uno e fai queste cose. Minchia, già tanto che non ti abbiano linciato malissimo. Non sei tanto furbo, eh. Andiamo avanti su questo coso che non crollerà. Non crolla. Mi aspettavo di sì, in realtà. Mi hai un po' deluso, gioco. Base sovietica. E un altro falò. Grande. Lara, ti prego. What? Ah, è la mia copia. Solo che è rossa. È rossa? Questo è tutto da vedere. Sì, è rossa. Oh, che bello. Prima hai ucciso quegli uomini. Però io sono più fica. L'ho fatto per sopravvivere. Credo ho la faccia meglio modellata. Da quanto tempo sono qui? Giorni, non di più. Gli invasori hanno imprigionato molti dei nostri. Beh, giorni è un po' tantino, eh. Da questo posto, finché sei in tempo. Non posso farlo. Sono venuta per una cosa importante. Hai capito? Rossa. Anche loro. Se ti rivedo ancora, giuro che ti pianto una freccia in gola. Io tu saprei cosa piantarti in gola, Rossa, ma non... sono un signore e non lo dico. Che bella l'esplosione a 4 frame al secondo che è appena avvenuta. È Batman. Niente, la rossa è Batman. È sparita così, vuol dire che è Batman, è lui. O Batgirl forse, sì. Beh, in effetti Batgirl è rossa. Oh oh, abbiamo allora, scoperto la vera identità di Ben. Ok. Qui da molto tempo. Da molto tempo. Hanno vissuto isolate per decenni, forse secoli. La Madonna. Ho notato particolari del suo abbigliamento. Piccoli ornamenti che non sarebbero stati fuori luogo nell'impero bizantino. Che siano discendenti del popolo del profeta. Cosa sanno della città perduta o della sorgente divina? Una cosa è certa. La Trinità farà di tutto per scoprirlo. Chiunque siano, temo che corrano un grave pericolo. Speriamo che il vecchio detto sul nemico del mio nemico sia ancora valido. Il nemico del mio nemico. Ma raga, non posso costruire nulla di attrezzatura. Ma proprio niente.
Munizioni, sì, posso fare delle frecce avvelenate. E facciamoci queste frecce avvelenate, va. Dai. E andiamo a uccidere della gente che ho visto che c'era una bella esplosione lì. E voglio vedere chi devo ammazzare adesso. Chi dovrò mai ammazzare adesso? Come si esce da qua? Ah, così, o così, ok. Ho visto già delle cose lì sotto. Boom! Andiamo. Cos'è quella cosa? No, qui non c'è niente. Ma davvero? Oh, hey, cos'è questa roba? Cos'è? Cosa ho trovato? Niente, è solo per risalire su. Vaffanculo. Oh, cazzo, che male. Mi sono fatto malissimo. Cazzo, che scemo. È vero che non si cura da sola, Lara. Oh, coniglio. Coniglio, sei mio. Coniglio, sei mio. No. No, coniglio. Coniglio, dove vai? No. Oh, ce n'era un altro. No. Fermo. No. Ma che delusione che sono, ragazzi. Che delusione. Scusatemi per l'idiozia proprio. Oh, coniglio! Coniglio! No! Coniglio! No! Dai, era mio! Non posso fare niente. Oh, cazzo! Ma no, ma dai! Zitto! Stai zitto, mamma mia! Primo giorno in Siberia ed è successo. È uno psicopatico. Se è questo il tipo di persone che la Trinità assolda. È passato un giorno qui sul ghiaccio e boom. Assolda psicopatici, intendi? Ho guardato i suoi occhi spegnersi mentre mi supplicava. Non era russo. Non ho idea di cosa dicesse. Sono rimasto con lui a guardarlo. Il minuto prima era lì e quello dopo, fine. Solo carne. Ho vomitato sulla neve. Ma non mi sembra un psicopatico da quello che sta dicendo. Sangue del ragazzino. Lui ora è solo carne e io sono vivo. Constantine continua a dirci che siamo qui per un motivo speciale, per compiere il volere di Dio. E ora anch'io comincio a capire. Cosa stai capendo? Cioè, in effetti quest'ultima frase era un po' da psicopatico. Ma prima, scusate, ha ucciso un ragazzino. Vabbè, cioè, non va bene. Non uccidete i ragazzini, eh. Però, voglio dire, ha vomitato, quindi vuol dire che si pentiva o non so, si sentiva male in qualche modo. Figlio di puttana che attacca con un'ascia tre uomini armati. Non ho idea. Con un'ascia? Che diavolo è questa gente? I primi rilevamenti hanno segnalato un insediamento sui monti. Sembrava un villaggio di contadini. Sentito? Un villaggio di contadini? Raga, questo posso ucciderlo o... C'è qualcosa. Scivolo. Ok, questo è morto. Dov'è l'altro? Oh, cazzo! Siamo io e te. No! Crepaci! Yes! Oh, yes! Beh, è più semplice di quanto immaginassi. Ok, ho preso anche del legno. Così, tanto per gradire. Oh, cos'è questo? Ah, dei funghi. Mi piace un sacco prendere le cose, ragazzi. Non avete idea, questo gioco, cioè, ci vado a nozze io. Perché prendere le risorse è proprio una cosa che non dovete mettermi nei giochi. Perché sennò io impazzisco. Io veramente impazzisco. Riesco di stare qua tutto il giorno ad andare in giro e a farmare roba. Questo è il mio passato da giocatore di giochi di ruolo. E di... soprattutto non di giochi di ruolo, ma soprattutto di MMO. Anzi, di Morg. Ne arrivano altri. Allora, quanti sarebbero? Ma io non posso segnarli in qualche modo. No, non sembrerebbe. Va bene. Tanto prendi questo legno. Come faccio
Allora, quanti sono? 1, 2, 3. Cazzo, ce n'è uno sopra anche di là. Vabbè, io questo lo prendo. Così, ancora tranquillamente. Poi prendo anche quello, forse. Non sa bene se... Oh, cazzo. Andato, serio? Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo di bruciarlo. Ok. Sì, l'ho preso. Oh merda, mi ha preso lui. Crepa, 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 crepaci. Bene. Finito, tutto finito. No, ce n'è uno lì. Ok. Au. Ma dove cazzo mi ha colpito? Ah, eccolo lì. Che stronzo, vieni fuori. Ma non l'ho colpito, ma sul serio? Preso. Bene, bene, bene. Molto, molto bene. Ho preso un botto di roba, fichissima sta cosa. Qui c'è una cassa che è inutile, però. Qui c'è una bottiglia. Oh, posso ucciderli con le bottiglie? Gli posso tirare le bottiglie in faccia? Con un attacco mele? Oh, oh. È lì sopra. È lì sopra. What? Ciccio, ma... Ma tipo... What? What? Ma mi ha schivato! Scusate. Scusate, di nuovo. Ha schivato la mia freccia. Boh, sono anch'io che l'ho tirata come un idiota, però mi ha schivato la freccia. Oh, cazzo. Perimetro violato. Direi che però è il momento buono per... Oh, ok, no, è il momento buono per leggere il diario.